Salve, allora, l'ultima volta abbiamo visto praticamente come il fisico Roger Penrose interpreta diciamo, alcuni fenomeni della meccanica quantistica. In special modo abbiamo un po' rivisto l'interpretazione che dà Penrose del famoso esperimento mentale di Schrödinger sul famoso gatto. E abbiamo visto che la sua interpretazione è abbastanza originale, in quanto egli indica, diciamo, nella gravità quantistica il fattore fondamentale, l'elemento fondamentale che porta poi al collasso della funzione d'onda e quindi a quello che noi possiamo chiamare mondo reale, perché diciamo, la meccanica quantistica non fa parte di un mondo a parte, a sé stante, però è anche vero che poi ci sono, diciamo, c'è una fisica che lo stesso Penrose dice noi ancora non conosciamo, che fa sì che diciamo, le funzioni d'onda di tutte le particelle quantistiche in qualche modo vanno a collassare, per cui ci danno praticamente ci restituiscono praticamente un mondo che noi possiamo definire un pochino più. Che ai nostri occhi può sembrare più reale. Ricordiamoci che, diciamo, la meccanica quantistica rimane semplicemente oscura ai nostri sensi, ma è sempre presente, è fondamentale la meccanica quantistica nel nostro mondo e c'è sempre. Tanto per dirvene una, ma poi approfondiremo ancora qualche aspetto, diciamo, un pochino più complicato, dove magari dovremmo fare magari qualche altro sforzo mentale per capire meglio le cose. Ricordiamoci anche che tutta la fisica, diciamo, si basa su alcuni principi proprio della meccanica quantistica, a cominciare per esempio dal principio di esclusione di Pauli, quindi tutto quello che riguarda quindi sempre la funzione d'onda, lo spin degli elettroni, questi spin come poi, diciamo, anche se vi ho già fatto vedere qualcosa a livello atomico, bisogna sommare lo spin nucleare con quello degli elettroni, vedere le combinazioni, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, a cominciare dal principio di esclusione di Pauli, che praticamente determina un po' tutta la tavola periodica con il tripletto, singoletto, tutte queste cose di cui io ho accennato, ma che magari in seguito posso anche ritornarci magari per cercare di far vedere un po' meglio come stanno le cose con la funzione d'onda spaziale che deve essere, si deve, diciamo, con i processi di simmetrizzazione, antisimmetrizzazione, eccetera. Avvengono tutta una serie di, diciamo, situazioni che spiegano il principio di esclusione di Pauli, perché noi quando lo applichiamo in chimica quando andiamo a scuola, eccetera. Il principio di esclusione di Pauli ci viene dato quasi come un dogma. Sappiamo tutti quanti, praticamente, chi ha fatto un po' di fisica o di chimica, che quando noi prendiamo praticamente un atomo, questo è il nucleo, questa è l'orbita dell'elettrone, diciamo che al massimo ci possono essere non più di. Nell'orbita, diciamo, al massimo possiamo dire in uno stato fondamentale, in uno stato, diciamo, energetico, in un livello energetico particolare, scusate, non stato fondamentale, un livello energetico ci possono essere al massimo soltanto due elettroni, tra l'altro con spin antiparallelo, diciamo, no? Spin in giù e spin in su, eccetera. Ma questo, diciamo, ha una spiegazione che deriva proprio dalla funzione d'onda spaziale, dallo spinore associato alla funzione d'onda spaziale. Quindi tutto questo è assolutamente spiegato e spiegabile attraverso la meccanica quantistica. Quindi tutta la tavola periodica degli elementi, a cominciare dall'atomo di idrogeno, a finire praticamente all'ultimo degli atomi che noi conosciamo, derivano tutti quanti da questi principi, dal principio di esclusione di Pauli, dal principio di determinazione di Heisenberg, eccetera, eccetera, e costituiscono praticamente il substrato della materia. Noi siamo fatti, poi lo vedremo meglio, ci sono
energie, tra virgolette, e forze, tra virgolette, che sono proprio di natura quantistica, non sono forze come noi le conosciamo, non rientrano più, non rientrano neanche nelle forze tradizionali, gravità, ma sono praticamente dei fenomeni di natura proprio quantomeccanica che poi determinano delle pressioni, delle pressioni interne che creano quindi proprio la materia come noi la conosciamo anche allo stato solido. Detto così, diciamo, non ci dice molto, poi magari vedremo ancora meglio questi elementi, perché è chiaro che la meccanica quantistica non si esaurisce di certo con le famose sovrapposizioni quantistiche che come avvengono per esempio nell'esperimento del gatto di Schrödinger, non si esauriscono con gli effetti tunnel, così, di cui ho già parlato, degli elettroni, eccetera, eccetera, ma chiaramente si è aperto un campo enorme, perché in realtà noi abbiamo scoperto un mondo, quello della meccanica quantistica, che era quello soggiacente alla realtà, che noi vediamo invece attraverso i sensi. Quindi è un mondo variegato, un mondo ampio, insomma, non si esaurisce appunto così, come abbiamo visto l'altra volta, con queste fantasmagoriche, come le chiamava anche Einstein, sovrapposizioni quantistiche, il collasso della funzione d'onda e poco altro. C'è ovviamente ancora da parlare parecchio ancora su alcuni processi che possiamo anche riscontrare proprio nella fisica atomica, che sono di natura profondamente quantistica, assolutamente spiegabili con la meccanica quantistica, quindi sono di natura assolutamente quantomeccanica. E solo con quelli possiamo spiegare certi fenomeni, come lo stesso principio di esclusione di Pauli. L'ho detto tanto per concludere il discorso e per dire praticamente che la meccanica quantistica, gatto di Schrödinger o non gatto di Schrödinger, gatto vivo o non gatto morto, interpretazioni a molti mondi, a pochi mondi, a qualsiasi cosa noi ci appelliamo, comunque la meccanica quantistica è assolutamente presente costantemente è fondante il nostro mondo reale, quindi non possiamo praticamente mai escluderla da qualsiasi discussione, anche di carattere filosofico, di carattere fisico, di carattere biologico. Il fatto poi che quando noi studiamo praticamente la realtà, quella che possiamo definire macroscopica, non introduciamo quasi mai la meccanica quantistica, è semplicemente perché, come ho detto più volte, ormai è stata, come dire, è stata nascosta, viene così in qualche modo, riesce a celarsi ai nostri occhi, ai nostri sensi, quindi noi non la vediamo, ma praticamente è emerso il famoso mondo C, come l'altra volta l'aveva definito per Rose, quindi il mondo reale, e quindi noi ci basiamo praticamente, anche la nostra fisica, spesso quella meccanica classica è più che sufficiente per descrivere i fenomeni come li percepiamo e come li vediamo noi, con le traiettorie ben definite, con i punti materiali, i punti solidi, i punti, diciamo, le strutture solide, oppure con la nostra geometria euclidea, funziona quella, o se no dobbiamo ricorrere ad altri tipi di geometrie, ma insomma, voglio dire, il mondo ce lo possiamo rappresentare in vari modi, in varie scale. Quando però scendiamo poi alle scale di Planck, come ho detto più volte, quel famoso H tagliato, lì bisogna fare dei discorsi un pochino, lì deve per forza entrare in gioco la meccanica quantistica. Ogni tanto entra anche in gioco la relatività speciale di Einstein, che anche quella va sempre tenuta conto, però sono due settori, chiamiamoli così, della fisica che camminano in parallelo, ogni tanto si intrecciano, poi alcune volte sembra che non riescano a compenetrarsi l'una nell'altra, come avviene per esempio per quanto riguarda meccanica quantistica e teoria della relatività generale. Insomma, ci sono ancora
tanti studi che cercano di mettere insieme le due cose, ma non è ovviamente un'impresa semplice. Bene, andiamo avanti però. Quindi questo era un po' così, tanto per concludere e per far capire che noi sulla meccanica quantistica, diciamo, ne ho parlato parecchio, ma era importante anche per capire l'ultima parte, quello che Perros adesso, diciamo, tratta nell'ultima parte, ma che forse è quella che gli sta più a cuore, se andiamo a vedere, perché in un libro poi specialmente a carattere divulgativo, questo poi, diciamo, riassume un po' pensieri di Perros che già lui aveva così, si era già occupato di queste cose in altri libri precedenti. Qui è un po' un riassunto, e poi cerca anche di rispondere a chi gli ha fatto delle critiche alle cose che lui ha detto. E ma l'ultimo aspetto che Perros prende in considerazione, oltre alle teorie più moderne, teorie della relatività e meccanica quantistica, è la mente umana. Allora, giustamente Perros cosa fa? Lui dice, beh, parte da un assunto che spesso fa cadere un po' in errore anche scienziati del calibro di Perros. Cioè lui dice, il pensiero, specialmente il pensiero umano, ma anche quello animale, perché poi cita gli animali dicendo appunto che specialmente gli animali superiori hanno anche loro una forma di intelligenza, di coscienza, sarebbe banale, diciamo, non prenderli in considerazione e prendere in considerazione solo il pensiero umano. Dice Perros, dice, ma c'è queste capacità così straordinarie e non computabili. Perché? Perché si fa sempre un parallelismo tra la mente umana e i computer. Qui bisogna dire una cosa fondamentale. Come vi ho detto altre volte, la natura è terribilmente pasticciona. Non solo la natura è pasticciona, non solo fa praticamente cose senza alcuna logica, ma non conosce nulla, è assolutamente ignorante. Come dice Dawkins, la natura non solo è una sorta di orologiaio cieco, ma non è neanche un orologiaio. È assolutamente, ignora praticamente qualsiasi settore della fisica, della biologia, della matematica, zero totale. Quindi la natura non fa nulla con un finalismo, con una logica, con una logica ingegneristica. L'uomo fa le cose secondo una logica ingegneristica. L'uomo è ingegnere, l'uomo è matematico, l'uomo è fisico, l'uomo è biologo. La natura non è niente di tutto questo. Eppure è riuscita in 14 miliardi di anni, che non sono neanche tanti, a far sì che in questo strano universo esista un essere pensante come l'uomo, ma anche come i nostri animali, che già sono straordinari loro per l'intelligenza, per le loro capacità cognitive, di comprensione, eccetera. Quindi non c'è bisogno sempre di tirar fuori l'intelligenza umana, basta anche quella degli animali superiori. Quindi questa cosa contrasta un po' con quest'immagine di una natura assolutamente ignara di quelle che sono le regole in gioco. Come un giocatore appunto che si mette a un tavolo, non conosce le regole del gioco, però riesce sempre a vincere. In realtà il discorso diventa abbastanza complesso, perché poi bisogna tirar fuori tutto quello che riguarda appunto il darwinismo, le pressioni selettive, le mutazioni, il fatto che noi viviamo in un universo dinamico e queste dinamiche poi ce le ritroviamo, quindi possiamo anche poi tirar fuori il discorso sugli algoritmi e quindi tutto su come gira l'informazione. L'universo in fondo tanti lo hanno definito un enorme computer che fa girare programmi a caso e poi in 14 miliardi di anni ha trovato quelli giusti. Se poi ci mettiamo anche un selezionatore di questi programmi, cioè qualcuno che dice che blocca quelli fasulli e manda avanti soltanto quelli che funzionano meglio, quindi questo è un po' il discorso dell'evoluzione darwiniana, eccetera, eccetera, è chiaro che
otteniamo poi dei risultati che possono addirittura essere straordinari, come nel caso appunto del cervello umano, che sarà argomento del prossimo video. Quindi chiuderemo, diciamo, il discorso che fa qui per Ross e poi entreremo invece proprio un po' più in dettaglio in come si è evoluto il cervello in generale, perché poi, come ho detto, ci potremmo teoricamente fermare anche al cervello di uno scimpanzé, non c'è bisogno di arrivare per forza al cervello umano, già quello è un traguardo straordinario, fatto, come dicevo, in 14 miliardi di anni, che sembrano tanti, ma se consideriamo che la vita sulla Terra è comparsa all'incirca negli ultimi, diciamo, 4 miliardi di anni scarsi, diciamo così, quindi i primi 10 miliardi se ne sono andati senza che ci fosse nessun tipo di organismo qui sul pianeta. Questo ci fa capire che i primi 10 miliardi di anni è stata l'evoluzione del nostro universo, dei pianeti, delle stelle, degli atomi, quindi possiamo dire una sorta di evoluzione fisico-chimica dell'universo. Poi negli ultimi 3-4 miliardi di anni invece c'è stata, almeno qui sul pianeta Terra, anche un nuovo tipo di evoluzione molto più complesso, molto più affascinante, che è appunto l'evoluzione biologica. Piccola parentesi, proprio in questi giorni abbiamo tutti applaudito un'altra straordinaria impresa del genere umano, che appunto è stata quella di mandare l'ennesima sonda su Marte, Perseverance, e quindi è andato tutto bene, siamo tutti contenti, ci mancherebbe altro, sono sempre grandi traguardi che riguardano appunto la storia dell'umanità, delle nostre capacità di raggiungere posti estremi, quale può essere prima la Luna, poi adesso Marte, insomma c'è. Manderemo forse prima o poi anche l'uomo su Marte. Quindi questi sono dei traguardi straordinari, ma attenzione, l'idea di trovare la vita su Marte è assolutamente un'idea che ha del fantascientifico. Perché dico questo? Perché la vita è un processo che sulla Terra ormai a noi ci sembra quasi scontato, ma che scontato assolutamente non è. È una cosa rara, non solo bisogna trovare il pianeta adatto, ma anche le condizioni adatte nel pianeta stesso che stiamo considerando. Molto probabilmente, io ho già fatto in passato dei video, quindi ho già parlato di queste cose, ma è probabile che la vita sulla Terra, intanto la vita sulla Terra, noi diciamo vita sulla Terra, ma in realtà è nell'acqua che si è formata, ma non certo nelle pozze d'acqua come inizialmente. Io quando andavo a scuola si parlava appunto, a parte i famosi esperimenti, credo di Miller, credo qualcosa del genere, insomma dove si vedeva, dove appunto scariche elettriche possono indurre a far sì che ci siano degli aggregati atomici, molecolari, che formano praticamente i mattoni della vita, insomma le prime molecole organiche che possono poi aver dato origine a tutto il resto. Ma non è in una pozza d'acqua che può nascere la vita, ci devono essere delle situazioni molto più stringenti affinché possa cominciare a formarsi un barlume di quella che possiamo chiamare una forma di, diciamo, chimica dinamica, che possa dar luogo poi a delle forme di vita come poi abbiamo visto, batteri, virus e quello che sia. E molto probabilmente oggi si tende a pensare, anche se non ci sono chiaramente, nulla è ancora stato dimostrato in maniera definitiva, che la vita possa essersi formata in realtà non nelle pozze d'acqua, nei laghi, eccetera, eccetera, ma nelle profondità oceaniche, dove ci sono praticamente così delle situazioni idrotermali, con delle situazioni dove la pressione, dove il calore, dove ci sono anche dei luoghi proprio fisicamente che possono essere più deputati a far sì che questi aggregati molecolari possano
formarsi, possano, diciamo, cominciare diciamo, ad essere poi qualcosa che proietta verso quello che noi oggi chiamiamo esseri viventi, la vita, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra proprio che su Marte non ci siano stati queste condizioni per poter far sì che ci sia, che si sia potuta, anche se chiaramente Marte oggi è diverso da quello che poteva essere tanti secoli fa, milioni di anni fa, però credo proprio che su Marte non si troverà nessuna forma di vita. Questo però non vuol dire niente, perché comunque sarà comunque un successo la missione della sonda mandata su Marte, perché comunque il fatto già di essere arrivati lì, di poter prelevare dal suolo qualcosa, eccetera, eccetera, questo in realtà è l'obiettivo della missione. Che poi su Marte si trovi la vita o non si trovi la vita, le prime forme, qualche piccola forma organica, ma credo proprio che non si troverà assolutamente niente, perché le condizioni su Marte per far sì che possa trovarsi anche un barlume così di aggregato che possa farci così, che possa somigliare a qualche essere vivente, credo che siano veramente, veramente poche. La Terra è un pianeta diverso da Marte, quindi ci sono stati queste grandi fosse oceaniche all'interno. Ai fondali troviamo praticamente delle eruzioni dovute praticamente a quello che sta sotto al mantello, alla crosta terrestre, quindi insomma sono tutta una serie di fenomeni che forse sono stati la chiave, diciamo, per far sì che la vita possa essere emersa in qualche modo, ma su Marte non credo che ci siano stati fenomeni di questo genere. Comunque, diciamo, questo era tanto per così, visto che abbiamo tutti applaudito questa mirabilante missione su Marte, sul fatto però che questo rover possa trovare qualche traccia di vita, credo che sia veramente un'ipotesi che dire remota è poco. Allora, invece torniamo al discorso della mente umana. Come dicevamo, Penrose dice, fa questo errore, lui è un fisico, è un matematico, non è un biologo, chiaramente, quindi vorrebbe così interpretare un aspetto fondamentale del cervello umano, che non è tanto l'intelligenza in sé e per sé, o comunque l'intelligenza come spesso noi a volte banalizziamo un po' questo aspetto, no? Parliamo infatti di intelligenza artificiale come se fosse così, diciamo, paragonabile all'intelligenza umana. E qui però la distinzione che fa Penrose è netta: noi abbiamo da una parte l'intelligenza computazionale e poi l'intelligenza, appunto, che lui proprio definisce non computabile, che è appunto l'intelligenza umana, che è fondamentalmente, come lui spiega giustamente, è la comprensione, cioè le macchine, e questo è una cosa che noi tutti quanti sappiamo, non comprendono quello che fanno. Già in filosofia Searle e altri filosofi avevano fatto vedere praticamente come nel famoso esperimento mentale, sempre sempre legato appunto a come funziona, diciamo, come potrebbe funzionare appunto un computer in maniera, come diciamo noi, con delle computazioni, cioè fa delle operazioni logiche il computer in realtà, e lì si ferma. Non c'è un atto di comprensione di quello che fa. Quindi la differenza fondamentale tra i computer che abbiamo oggi noi a disposizione e la mente umana, ma anche quella degli animali, è che noi siamo in grado di... abbiamo un'autocoscienza, abbiamo coscienza di quello che facciamo, abbiamo una comprensione di quello che stiamo facendo. Quindi comprendiamo l'atto e non facciamo semplicemente delle operazioni logiche, anzi... le operazioni logiche che fa il computer, che sono molto complicate tra l'altro, come per esempio risolvere un'equazione o qualcosa di matematico eccezionalmente complesso, lo fa meglio un computer che la mente umana. Noi abbiamo difficoltà spesso a fare dei calcoli, li fa benissimo invece il computer. I computer ci sovrastano anche in un'altra cosa, la memoria.
Sappiamo benissimo che i computer hanno capacità di memoria estremamente incredibili, ci possiamo mettere dentro tutta un'intera enciclopedia. Un uomo invece, per ricordarsi a memoria un'intera enciclopedia, molto probabilmente neanche se sta tutta la vita a leggere, riuscirebbe a ricordarsi per filo e per segno ogni cosa. È chiaro che le celle di memoria, le strutture di memoria che ha un computer, sono molto più, proprio perché le ha fatte l'uomo, c'è la capacità dell'uomo di creare appunto queste facoltà incredibili che hanno i computer di poter memorizzare tutto e di poterlo trattenere. Quindi al bisogno noi possiamo recuperare questa memoria, questa informazione, cosa che invece non riesce a fare il cervello umano. Noi abbiamo spesso difficoltà addirittura a ricordarci a memoria delle poesie, ma il motivo, poi lo vedremo ancora meglio, perché diciamo la memoria dell'uomo non deve per forza ricordare tutto, è molto meglio, più che avere questa memoria così straordinaria, l'uomo ha sviluppato le sue capacità intellettive per cercare di rispondere bene all'ambiente, quindi la memoria è importante ma non è fondamentale, non è tutto. Quello che però i computer non sanno fare, come dice Perrose, appunto, è comprendere le cose, quindi loro fanno semplicemente delle operazioni logiche. Ma il motivo diciamo di questa carenza è dovuto al fatto che il computer è appunto un oggetto creato dalla mente umana e quindi nessuno ha, ha fatto i computer affinché avessero un'attività né sensitiva né tantomeno di comprensione. Non volevamo, nessuno voleva fare computer che fossero capaci di ragionare. È chiaro che è un procedimento questo molto più complicato, perché i computer sono nati, come tutte le cose, dalle cose più semplici, quindi dalle prime reti. Adesso chiaramente io non sono un informatico, quindi insomma ricordo però che i primi computer dovevano lavorare con pochi bit, quindi insomma erano molto capaci di fare poche cose. Oggi invece anche nei computer c'è stata un'evoluzione in pochissimi anni, tra l'altro veramente una manciata di anni incredibile, lo vediamo, basta prendere il nostro cellulare e vedere le cose straordinarie che riesce a fare, per non parlare poi della rete internet. Ma per far sì che un computer riesca a comprendere, a pensare, a sviluppare addirittura un pensiero, un'autocoscienza, la strada è lunghissima, ma non è una strada, che può essere completamente scorporata dal mondo biologico. Quello che spesso si fa come errore è quello di pensare che il mondo biologico abbia qualcosa di straordinario e che non sia mai completamente possibile legarlo al mondo fisico. Quindi esiste, a livello filosofico, ma anche a livello scientifico, eccetera, una sorta di separazione tra quello che poi è il mondo prettamente fisico e poi il mondo biologico. Ma, e qui mi trovo d'accordo per Ross, quando lui dice, a un certo punto, rispondendo per esempio alle critiche che fa Cartwright, che invece invece ha una biologia, da quanto ho capito, dice non conosco nessun altro mondo, nessun'altra alternativa, ecco quello che dice Perrose, al mondo fisico. Cioè, se voi mi fate vedere che l'alternativa al mondo fisico è un altro tipo di mondo, che può essere più legato a quello biologico, a quello che volete voi, cioè allora ne prenderò atto. Ma non esiste nessun'altra alternativa al mondo fisico.
la meccanica quantistica, le teorie più moderne, la teoria delle stringhe, cioè possono chiaramente ampliare ancora di più le conoscenze del mondo fisico, ma non esiste un'alternativa a quello che è in realtà quello che io definisco il fisicalismo. Non ci può essere perché non c'è, non abbiamo nessuno ha mai trovato un'alternativa, come dice anche il premio Nobel Roger Penrose. Non ci sono alternative, quindi è chiaro che io mi devo, come giustamente dice Penrose, mi devo per forza basare sulle leggi della fisica, non c'è altro. L'errore invece che fa Penrose è quello di cercare appunto di spiegare il pensiero umano e soprattutto la sua capacità di comprendere, quindi la non computabilità delle capacità cognitive degli esseri viventi, diciamo quelli più intelligenti, è quella di andare a cercare di inserire appunto la meccanica quantistica nel cervello. Cioè lui dice, probabilmente noi non conosciamo per esempio ancora bene alcune fasi, diciamo alcuni settori così della meccanica quantistica, vedi il collasso della funzione d'onda, vedi queste famose sovrapposizioni quantistiche che rimangono ancora un po' così, tra virgolette, misteriose. E allora lui dice perché no, magari possiamo immaginare che nel cervello esistano delle strutture che, diciamo, lavorano attraverso appunto le leggi della meccanica quantistica. E individua addirittura un elemento che per lui potrebbe essere un elemento chiave, come ha fatto per quanto riguarda la meccanica quantistica con il collasso di funzione d'onda, dove lui ipotizza che possa entrare in gioco la gravità quantistica. Lui dice nel cervello, nell'intelligenza e nella comprensione umana o animale, un gioco importante potrebbe essere svolto dai microtubuli che si trovano praticamente all'interno delle cellule neuronali. E quindi questi microtubuli potrebbero formare praticamente delle zone protette in modo tale che la meccanica quantistica e queste delicate sovrapposizioni quantistiche, perché come abbiamo visto bisogna che l'ambiente sia ben isolato, no? Ho fatto vedere l'altra volta come queste sovrapposizioni quantistiche nel gatto vivo o gatto morto noi non le vediamo perché probabilmente l'ambiente o qualche altro fenomeno praticamente le fa collassare, quindi anche nel cervello ci devono essere delle zone, come dire, di protezione affinché possano avvenire queste sovrapposizioni quantistiche e rimanere tali per tempi sufficienti da far sì che possa scorrere, tra virgolette, l'informazione praticamente in maniera rapida in tutto il cervello. Tra l'altro per loro dice proprio questo, che otterremo dei vantaggi notevoli se questo meccanismo fosse in atto, perché l'informazione viaggia più velocemente, la meccanica quantistica ci offre delle opportunità nuove che la meccanica classica non riesce a fare, tant'è vero che anche in epoca moderna ormai siamo tutti proiettati verso i cosiddetti computer quantistici, che ovviamente appunto sfruttando alcune leggi fondamentali della meccanica quantistica riescono a fare cose che i computer tradizionali non riescono a fare. Che poi i computer quantisti possano sviluppare l'intelligenza come noi la comprensione, l'autocoscienza come noi possiamo immaginare, questo è tutto da dimostrare, ma chiaramente poi ne parleremo ancora un po' più in dettaglio più avanti. Però ecco, l'idea di Penrose è questa, che ci siano praticamente delle zone, diciamo delle possibilità di trovare nei neuroni, nella struttura neuronale, delle zone dove è possibile che la meccanica quantistica emerga in maniera evidente, che faccia praticamente il suo, che abbia un ruolo determinante poi nel cervello per creare quello che noi chiamiamo mente, la nostra mente, diciamo, è formata e emerge praticamente dalla fisica quantistica. Bene, non ci sono, anche in questo caso non ci sono assolutamente evidenze. Ma quello che io posso dire a Penrose è che noi appunto facciamo, bisogna chiaramente per capire questo, bisogna tornare un po' indietro nel tempo, vedere un po' qual è stata l'origine,
cosa che farò nel prossimo video, l'origine delle prime strutture neuronali, che sono semplicemente delle cellule che si sono specializzate come tutte le altre, come le cellule del nostro fegato, le cellule del rene, eccetera, eccetera. Quindi quello che manca per Ross ovviamente è un po' una conoscenza un po' più approfondita di quella che è la biologia, la biologia cellulare, la biologia, tutti i meccanismi, eccetera, eccetera. Quello che io posso dire quindi è che la teoria di Penrose, molto probabilmente, almeno questa della meccanica quantistica, credo che poi sia stata già, diciamo così, bocciata, insomma, dalle evidenze sperimentali. Non credo che nel cervello ci sia nulla che funzioni in questo modo. Il cervello umano si è evoluto in maniera più semplice attraverso, chiaramente, la fisica classica. Chiaramente il cervello è una macchina elettrica, diciamo così, molto complessa, dove la complessità sta appunto nelle interazioni modulari tra i vari punti del cervello e tra questa rete di neuroni che si viene a creare, che è estremamente, estremamente, estremamente più complessa dei nostri computer. Ha una serie di interconnessioni che sono miliardi di volte più ampia di quella del computer più potente che oggi noi possiamo fare. Quindi è chiaro che è da questa complessità di interazioni neuronali che probabilmente esce fuori, emerge, come dire, la coscienza, l'autocoscienza, la consapevolezza e tutto quello che, in maniera sì, forse anche non computabile, come però noi oggi immaginiamo che debba essere la computazione e come la vediamo nei nostri computer. Probabilmente ci sono dei meccanismi nel nostro cervello, però, che riguardano interazioni tra neuroni, quindi che riguardano l'elettrochimica, ma non ci sono molto probabilmente fenomeni così che sono stati utilizzati dalla natura per fare qualcosa di straordinario utilizzando una fisica più complessa di quella che possiamo studiare banalmente quando facciamo un elettroencefalogramma, che quindi andiamo ad analizzare così semplicemente i potenziali elettrici, queste cose qua. Quindi il cervello in realtà molto probabilmente emerge da una fisica più semplice di quella che immaginava, da quella che si immagina per Ross, e però per essere certi che le cose siano andate in questo modo, bisogna un attimino tornare alle origini per capire bene come nascono i neuroni e come nascono le prime reti neurali e come poi si sono sviluppate nel corso dell'evoluzione e quale pressioni selettive e come mai poi siamo arrivati a una complessità così ampia a tal punto da avere oggi sulla Terra animali e esseri umani che hanno una così straordinaria consapevolezza, tanto da farci così riflettere su come possa la materia inorganica, anche se ha avuto a disposizione la natura miliardi di anni, però far emergere dalla materia inorganica qualcosa che invece è viva, è pensante, è razionale, è logica ed ha quindi delle caratteristiche che noi nella materia non potremmo trovare neanche così ad uno stato primordiale. Questo è l'argomento del prossimo video e diciamo quindi chiudiamo un po' questa piccola rassegna su questo bel libro di Roger Penrose che ci ha illustrato un po' così il mondo del grande, del piccolo e della mente umana, come lui ha cercato di interpretarlo, a volte bene, a volte meno bene, a volte facendo qualche errore, a volte valutando le cose in maniera non proprio consona a quello che poi è il mondo reale, ma comunque ci ha dato degli spunti di riflessione molto interessanti. Spunti di riflessione che, come avete visto, sono di natura fisica, ma poi sfociano molto spesso anche nella filosofia, nel fisicalismo, in tutto quello di cui stiamo parlando in questi miei video. Per il momento vi ringrazio, alla prossima, grazie.